Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovo episodio di Shop e Keep. Oh, siamo qui pronti ad affrontare il giorno 6. Non ho fatto grandi cambiamenti in realtà perché vorrei investire poi nel tavolino grande. E quindi niente, abbiamo per caso forse dei punti di skill da utilizzare? No, solo 39. Vorrei più che altro tenerli per sbloccare la taverna, perché mi ispira davvero a scoprire com'è questa taverna. Quanti me ne servono? 80, che sono abbastanza, ma forse se saliamo di livello oggi potremo vederlo. Quindi andiamo ad aprire il nostro bel negozietto. Devo abbassare un po' di nuovo il volume. Porca miseria, perché mi è diventato di nuovo troppo alto qua. Tanto nello scorso episodio mi è sembrato che ci fosse troppo rimbombo nella stanza. Spero che non sia un problema che si ripercuota anche su questo episodio, perché ho cercato di cambiare un pochettino la disposizione del microfono per averlo più vicino e che prenda meno voce di rimbombo, ecco. Perché la stanza ha molte pareti vuote e non ha un buon sonoro, quindi potrebbe patirne un po'. Intanto suppongo che faccia caldo oggi. E stare con due computer che buttano aria calda addosso forse non è la cosa ideale da fare, però vabbè. Le docce esistono anche per questo. Dai, è possibile che non arrivi nessuno oggi, dai! Entrate tutti in questo splendido negozio. Ah, ho trovato dei guanti di pelle nel cestino, quindi non buttano solo roba. E posso piazzarli qua? Ottimo! No, però aspetta un attimo, non ho messo il ricavo qua. Lo metto a 120 anche questo. Un ricavo del 20%. E vabbè, qua in questo caso non era necessario perché l'ho trovato in una spazzatura, quindi non contano nulla. Questo qua dello storto mi perplime un po', ma vabbè. Non arriva proprio nessuno oggi. Dai! Vedete nel mio super negozio. Tra l'altro in realtà l'ho chiamato con il nome di un'amica. L'ho chiamato da Nejva, diciamo. Negozio di Nejva. Probabilmente forse lei non vedrà mai questo. Cioè, potrebbe anche vederlo in realtà questo video, ma tanto non lo capisce perché non sa l'italiano, quindi GG. Più che altro perché non avevo nessuna idea quando ho creato il negozio. Però non so se quel banner grande là sopra si può sfruttare per qualcosa o che. Forse quando sblocchiamo tipo la taverna o che. Possiamo sbloccare delle altre stanze, questo non ve l'ho mai mostrato. Però qua, come potete vedere, c'è per la modica cifra di 10.000 pezzi d'oro. Possiamo sbloccare qua anche. Ci espandiamo di lato e quindi possiamo poi mettere più roba, più stanze, più tutto. È andata di nuovo la pozione di resistenza al fuoco. Mannaggia, va come il pane la resistenza al fuoco, eh? Non lo so, forse dipende dalla stagione, dal tipo di avventurieri. Perché poi dopo gli avventurieri salgono anche tipo di livello, quelli che tornano, no? Salgono di livello e quindi ti vanno a comprare delle altre cose oppure ti possono portare a vendere del loot. Ok, mi è arrivato l'ordine della pozioncina, qua. C'è un cliente. Mi dà fastidissimo questa porta che si muove in questo modo. Preferivo molto di più l'altra che ci passi attraverso, è buono. Ah, comprate i guanti? Sì, guardate che si è messi addosso. Becky Johnson. Le stanno proprio benissimo, guarda, è proprio la sua misura. Io sono molto orgoglioso di lei e dei suoi nuovi guanti. Dica a tutti i suoi amici di venire appunto da Mazzitest nel negozio Nejvas. Si ricordi di noi e di come lei si sia trovata bene con i suoi nuovi guanti. Poi appunto tornerà con i guanti la prossima volta. Mini Lane, vediamo che cosa acquista da noi. Cosa andrà ad acquistare? Ha acquistato una pozioncina, ci sta, è una buona scelta. Fa fine e non impegna, ecco, anche per un regalo per gli amici, ecco, le pozioni di guarigione servono sempre. E wait, ti ho visto. Ma guarda te, sto pezzente.
Non avevi 20, 28 monete per pagarmi questa cosa qua, ma vai a farti furbo, va. Io non lo so, tutti sempre pronti a rubare, avventurieri un cane, non ci sono più gli avventurieri di una volta gli avventurieri andavano tipo da Ganondorf a liberare la principessa, oppure andavano a cercare tutti i castelli del mondo, la principessa, poi era sempre in un altro castello. E forse per quello che si sono stufati, adesso vanno a rubare i poveri negozianti, i poveri negozianti, guarda. Tra le tasse e tutto, ma io non avevo ordinato le posizioni. No. Ho solo pensato di farlo, poi è arrivato quello che ha rubato tutto il mondo, quindi compro tre pozioni, ci sta Aurora Lane. Ottima scelta. Andrea Rigoro, ciao. Tra l'altro hanno dei nomi anche pseudo italiani perché il... Oh! Ma guarda! Ti stavo decantando il nome italiano, ma... Perché mi pare che il modellatore 3D sia italiano. Cioè, l'hanno fatto tre tizi questo gioco. Mi pare un canadese, uno slovacco e uno italiano. Boh, forse un ucraino. Non mi ricordo più, c'è scritto nel menu principale comunque. E quindi appunto se c'è della roba in italiano è anche perché c'era un italiano all'interno del gioco. E poi perché i nomi italiani spaccano. No, non è... Parla poi quello che ha come nickname in mazzetese, che non è un nome italiano, ma... GG. Hai pagato? Sì. Se non scappa vuol dire che ha pagato. Che poi appare tipo anche sotto il simbolino in basso a sinistra e ti dice: "Uè, hai venduto... Mannaggia sta porta come la odio." Devo comprare una pietra, però voglio vedere prima se, perché questo qua probabilmente comprerà la resistenza al fuoco. Quello voleva la resistenza al fuoco, ovviamente. E questo. Deve tenerci 210, mi pare, per il bancone. Ho questo scudo che ho comprato appunto a 42 e ancora non l'ho venduto, ma verrà il giorno, come dice Fra Cristoforo. E Fra Cristoforo ha sempre detto cose giuste, quindi noi ci fidiamo di Fra Cristoforo. Rosa di Bart, no, Rasa. Bella la tua vita, cioè, no, non puoi chiamarti Rasa, scusa un attimo, perché... Che cosa vuol dire? Cioè, Rasa a me ricorda solo depilata, ecco, ma non so se... Questo coso qua non mi piace. Fatto così con quelle texture. Quanta gente! Una pozione venduta. E una resistenza al fuoco di nuovo. E di nuovo una recall stone super tua nonna. Allora prendiamo resistenza al fuoco. E un paio di pozioni. Adesso questo compra una pozione. Sì. Lo vedo addirittura là. Adesso vede e dice: "Che bello. Nel mio negozio si paga. Con i soldi o con la vita." Sì, era un po' pessima, ma potete perdonarmelo, spero. E mi ha anche sporcato il pavimento, ma dimmi te... Salve, posso... Arrivo subito, lei... Faccio il buono. Ok, se abbiamo fatto anche in fretta. E lui ha pagato, quindi GG. No. Questo. No. Questa la mettiamo qua. Ripariamo un paio di cose, già che ci siamo, così non dobbiamo farlo dopo. Sì, vado sempre a riparare quello sperando che invece in realtà qualcuno abbia comprato, ma lo so che non com nessuno compra, anche questa nessuno l'ha mai comprata più. Il secondo giorno me ne hanno comprata una. Poi
Poi basta. Forse la utilizzano di più, tipo, d'inverno. Non so neanche in che stagione siamo. Posso guardare il tutorial della stagione, ma non so che stagione siamo. Forse qua lo dice. No, questo è l'inventario. Skill, statistiche. Ah, ci sono delle quest che posso fare. Vendi 20... Oh, ah, mi hai completato la resistenza al fuoco? Tanto so che se faccio la missione del vendi resistenza al fuoco... Proviamoci, dai. Non ho mai fatto una missione. Non sapevo neanche che si attivassero da qua. Floor dirt. Vai, vendi resistenza al fuoco. Adesso ho quella quest, eh? Me la indica qua? Sì. Compriamone un paio, allora, visto che vogliamo venderne... un po'. Linda Smith. Essendo un fabbro, allora... no, un guerriero, però sono parlante di fabbri, per forza, si chiama Smith. Ne metto una di scorta qua che non si sa mai. Devo ordinare un altro po' di pozioni, va forse. Che dite? Qua povera sulla soletta. Tipo là, ecco. Adesso c'è da pulire la spazzatura intanto. Che quel tizio è etero. Non c'è niente. Cos'è che vuole quello? È un fungo tipo, un ombrello, boh. Un fungo a forma di ombrello, aveva preso una pozione. Sì, ordiniamo tre pozioni, anche quattro, dai. Per averne sempre un pochino, perché poi metti che arriva tanta gente tutta insieme. Tanto dovrebbero bastarci soldi per il bancone, per magari un altro oggetto anche. Quello è una spada, ma io non ce le ho le spade, purtroppo non ancora. Ah, siamo saliti di livello nel frattempo, quindi magari possiamo sbloccare la skill della taverna, non lo so, vediamo. No. Sono un po' impedito, ma la sensibilità del mouse è molto strana, in questo gioco non so come l'hanno calibrata. E non l'ho trovata nelle impostazioni, tra l'altro. Non mi ricordo cosa stessi dicendo prima, ma... ovviamente adesso che abbiamo preso la quest del fuoco nessuno la compra, eh. Sta a vedere... allora, aspetta, vogliamo vedere le skill. Intanto con la coda dell'occhio controllo che paghi sia pagato. 66 abbiamo, forse... no, ce ne servono 80 per il coso, vero? Sì. Così questa anti... fuoco... che poi non è antifuoco, è antiscottature. No, Fire Resist Potion. Perché la chiamavi in un altro modo, allora? No, Fire Resist Potion. What? Forse nell'inventario la chiama diversa. No. 1 minuto e 20. Vediamo un po' che combina la gente. Questo non ho capito, però. Offerings. Non so se è per il nostro o se questi... piattini qua, devo offrirci qualcosa, boh. Ho provato a metterci una pozione, ma non ti fa mai piazzare gli oggetti, neanche quelli piccoli, quindi non ho un'idea. Sono tre, boh. Tre come hai programmato, che non sia... boh.
Ah, l'ha presa sotto, brava signora. Amanda Brindley, mi ricorderò di lei. Buona serata. Tutto piacere. Alla prossima. E tra l'altro è molto, molto appagante il fatto che cresca il negozio in questo modo. Perché ti fa proprio vedere la progressione. Anche se è poco verosimile, perché nel senso uno quando inizia un negozio non è che c'ha una cosa, vende una cosa e basta. E poi inizia a vendere più cose. Ma è un gioco, ecco. Quello che possiamo aspettarci che sia del tutto verosimile. E chiude il negozio adesso. Non ho mai capito perché tutti scappano. Infatti il primo giorno credo fosse l'invasione dei barbari. Già il primo giorno. Dico, ma come? Invece ora semplicemente perché è terminato qua. Ah, Linda Di Bartolo, me la ricordo. È passata a trovare. No, era Linda Smith. Ok, è chiuso. Allora, è arrivato l'ordine, così piazziamo queste. Mannaggia se mi dà fastidio questa porta. Ah, quella è già là, è vero. Me la mettiamo qua. Allora, passiamo in modalità 3 e piazziamo il grande banco. Mettiamolo qua, magari. No, aspetta. Allora, Q. Ok. Più che altro perché così almeno mi sento più tranquillo se c'è della, se passa della gente. Uno scudo e poi cosa potremmo comprare di altro? Possiamo addirittura permetterci una spada adesso. L'armatura no perché non abbiamo l'armor stand. E gli stivali no, dovrebbero starci sul tavolo. Però o prendiamo dei guanti e degli stivali. Però gli stivali sono piccoli o sono grandi? Posso. Non capisco questo indicatore. Cos'è 0? 1, 2. A? A? Non sto capendo in realtà. Proverei a prendere i guanti e questo. Peccato perché così abbiamo più scelta, ecco. Poi i guanti ci staranno, ma vabbè, ma ricorda se non ci stanno gli stivali. Se gli stivali sono medi, mettiamo i guanti qua come erano prima. Tanto visto che contano come piccolo, ci sta. Farei anche un altro episodio adesso, ma mi sa che siano già passati la nostra quindicina di minuti. Controllo, 18 minuti, sì. Ridendo e scherzando sono più o meno 18 minuti un giorno, quindi allora. Questi sono i guanti, no? Quello che voglio vedere sono gli stivali. Aspetta, gli stivali aumentiamo a 120. Sì, sono piccoli, ottimo. E questo l'ho già messo a... Sì, 120. Che brutti che sono sti stivali. Cioè, sono troppo piccoli stilizzati, non lo so. D'altro lato ci mancano ancora 40 goldoni. Prendere gli altri guanti, poi se non li vendo... No, no, teniamoceli per comprare magari una spada. Che non saprei dove mettere in realtà, però... No, ma se sono piccoli questi possiamo poi anche metterli là sotto, ecco, quindi... E tenere quello spazio medio per la spada, perché la... Oh, la spada va nell'armor rack, forse la spada va nell'armor rack. E beh, proveremo, la compreremo e poi al male che vada ho sbagliato come ho fatto con lo scudo. Niente, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete ancora fatto, lasciare un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate di questa serie. Se continuare, se darmi all'ippica o all'agricoltura intensiva... Buona giornata. Ciao.